Visita istituzionale ieri da Cicastello per il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che ha fatto il punto sull'emergenza di dissesto idrogeologico e sul collettore fognario. Per l'intera area etnea sono stati stanziati circa 57 milioni di euro dei 95 previsti per la Sicilia e saranno ripartiti tra la realizzazione della rete delle acque bianche, il completamento del primo lotto della rete fognaria del centro abitato, il completamento del collettore pluviale e un intervento per la regimentazione delle acque piovane in via Trieste a Ficarazzi. Galletti ha ricordato che in Italia ci sono migliaia di situazioni simili. Troppe volte in questo paese, quando non si riescono a fare le cose, si dice non ci sono risorse. Ecco, io voglio far venire meno questa scusa, però dico con estrema onestà anche ai cittadini italiani che non sempre il problema è quello delle risorse, dopo ci vuole anche un'amministrazione locale e regionale capace di fare davvero gli interventi. Con Galletti c'era anche lo stato maggiore di APNCD, quindi Giampiero D'Alia per l'UDC e Giuseppe Castiglione per il Nuovo Centrodestra. C'erano anche gli assessori regionali Vania Contraffatto e Giovanni Pistorio, mentre a fare gli onori di casa c'era il sindaco di Acicastello Filippo Drago. Abbiamo chiesto e speriamo di ottenere un coordinamento nazionale per la stesura di un accordo di programma che ci consenta prima sul piano della prevenzione di studiare i fenomeni che stanno attraversando il nostro territorio, distruggendolo, devastandolo e mettendo in pericolo e a rischio la vita dei nostri concittadini e non soltanto dei nostri concittadini. E poi la mitigazione attraverso dei progetti che non possono che essere soltanto governati dall'alto, da una struttura sovracomunale che mette insieme i 5 comuni che hanno bisogno di questi studi, mi sto riferendo a Valverde, San Gregorio, Cicatena e Cireale, per poter realizzare delle opere che facciano da mitigazione rispetto al rischio idrogeologico.